Ma buongiornissimo giovani. Non registro un vlog da un po' di tempo. Infatti sta cosa mi distrugge perché sto lavorando un sacco. Infatti adesso sono già in ritardo perché dovrei stare al computer. Infatti oggi ho fatto un'apertura diversa, perché finalmente non sono in camera mia davanti alla finestra, perché devo andare a vedere che ci stanno dei pantaloncini scontro della Nike. Ma sicuramente saranno già finiti. Però io vi porto un secondo con me prima di fare colazione insieme, di fare tutto. Infatti si vede che mi sono appena svegliato e sto scappando. Mi sono messo pure il cappello perché i miei capelli non hanno un senso questa mattina, quindi di classissima ho detto, per non fare figure di merda, che già ne facciamo abbastanza, ci mettiamo il cappello. Ma non è che è migliorata molto la situazione, devo dire. Ma lo sapete che mi piace un sacco sta postazione dentro Stato Aiuta? Cioè sembra quasi il confessionale, tipo. E si vede che sono un coglione, che questa mattina sono ancora più coglione degli altri giorni. Se seguite i miei vlog vedete che io sono perennemente vestito Nike, calze Nike, scarpe Nike, pure mo ce le ho. Eccole. E infatti sono già tutti belli che è finiti, tutti i pantaloncini che devono essere qui. Perché in realtà questo affetto c'era già da ieri, solo che io non sapevo, io bimbo triste. Oddio, però ci sono queste magliette a 14 euro. Però questa qua è carina, so, questa qua me la prendo, sono colori un po' miei. Cioè ormai c'hanno veramente quasi tutto la cona della Prozis. Comunque questa è una M, solamente che la vedo abbastanza lunga, larga, mi sarà tipo oversize, ma va bene lo stesso. Grazie mille. Era arrivato il momento di andare a fare colazione, però. Allora, per sta colazione ci avemo 200 ml di latte con caffè, GLS, già lo sai. E abbiamo un biscotto proteico della Bulk. Cioè io ho dovuto aspettare tipo una settimana, 10 giorni per poter mangiare sto cazzo di biscotto, perché volevo mangiarlo insieme a voi, per vedere un attimo se è ancora buono. Perché io questo lo prendevo sempre, perché questi qua sono quelli che sponsorizzavo un sacco Giovanni Foyt, ed è quello al cioccolato raspberry, codo bianco. Era una bomba. Però prima lo sai che famo? Vediamo un attimo come sta sta maglietta, perché se no la devo pure andare a cambiare. Lo schifo ultimamente. No dai, è carina. Ci sta. Ma è neanche troppo lunga. Il letto disfatto dietro. Allora mo se teniamo questa. Volevo farlo ASMR. Me ne sono scordato. L'ho aperto direttamente. L'ho aperto anche malissimo. Guardalo. Taste test. È più spesso di come lo ricordassi. Proprio infatti lo devi masticare un sacco. È più tra virgolette gigomoso. Però è buono sempre. Prima gli avrei dato tipo un 8 e mezzo, sicuro li avrei mangiati tutti i giorni. Ora per me è un 6 e mezzo. Mi pare arrivato il momento di togliere questa. Se qualcuno li ha provati me lo facesse sapere nei commenti. Comunque finisco al volo questo. Io devo scappare, c'ho da fare il mondo di... Anzi, visto che ci siamo, sono molto contento di come stanno andando le cose al lavoro, perché sto prendendo sempre più clienti. E sono contento perché finalmente ho trovato una quadra per far capire quello che faccio. Quindi di base io ormai sto facendo il video editor e sto gestendo i canali YouTube, quindi mi occupo di montaggio video, editing video, e sto riuscendo ad essere verticale su quello che è l'ambito che amo, ovvero il fitness. Diciamo che adesso possiamo dirlo, perché alla fine abbiamo ufficializzato pure su Instagram, e sto seguendo la blonde, che sarebbe Maria Zauner, e sto seguendo anche Alessandra e Matteo, cioè Alessandra Toppetta e Matteo Putignano di Ricette Ghisa. Quindi stiamo gestendo insieme il loro canale YouTube del montaggio del loro video, e io sono bimbo felice perché è una cosa che amo. In realtà sono contentissimo perché sono anche persone molto genuine. Cioè proprio il loro modo di essere. Quindi non so quelle persone che dici, cazzo che palle, devo fare video a questo, oppure ci devo lavorare insieme, oppure li devo sentire. No, li senti con piacere. Penso che questo sia davvero un bello obiettivo da raggiungere dal punto di vista lavorativo. Perché di solito le persone che devono lavorare, devono fare qualcosa, dicono, minchia che palle, c'ho da fare questo. E invece no, cioè quando ti svegli con il sorriso, perché appunto devi fare il tuo lavoro, e penso che stai riuscendo a trovare bene o male un po' una pace con te stesso. Anche se poi leggete i miei post su Instagram, voce me stesso, non è che l'ho trovata ancora tanto, abbiamo ancora da lavorare molto, però sto trovando un po' la quadra. Allora, se qualcosa che devo mangiare già la sapevo, mi sono ricordato che devo per forza finire l'albume, perché sennò io oggi appunto devo partire, devo stare qualche giorno fuori e poi si butta, quindi direi che devo finirlo per forza. Io però pensavo che ci avessi le uova e invece sono finite, quindi vuol dire che te la vende il culo. Penso che mi farò l'albume. 202 grammi di albume. Cazzo, pensavo fossero pure di più. Purtroppo col fatto che dovevo partire non c'ho né petto di pollo, né mozzarella proteiche, né fiocchi di latte. Magari stasera rincariamo la dose con un po' di petto di pollo, robe varie. Vediamo un attimo, perché non sono organizzato oggi. Sì, ho messo questo in una tazza perché io non so fare il travaso al contrario, che conto quanto... Vabbè. Facciamo anche un 65 grammi di gallette. Io mangio queste qua di mais. Un vlogger serio avrebbe preso il treppiedi, l'avrebbe messo là. Invece io tipo ho ficcato il telefono là in mezzo, di classissimo. Questa frittata d'albume. Oh. Ah, e poi è venuta che... Oh, ma usare la forchetta? No. In realtà c'ho pure un piatto bello dell'IKEA e sono lì che è sporco, quindi beccate questo piatto di merda. Contiamo 10 grammi di olio.
E uno lo potrebbe mettere pure normale, però che soddisfazione c'è a metterlo tipo Nurselt, sale? Io già sono disabile, c'è cioè così, proprio dopo conferma. Ma mi pare il momento di andarlo a mangiare. Allora ci facciamo al volo questo pranzetto, direi molto light. Infatti i grassi sono bassissimi, però stradigeribile, veloce, perché tra poco dobbiamo partire. Un po' del vlog di Anima a Bali, perché io adoro quella cultura lì. E si vola. Pranzetto finito, ora devo finirmi di fare un attimo tutta quanta la valigia. Io ogni volta che vado da qualche parte, pure per 2 giorni, mi scordo qualcosa. Basta che mi porto il computer, la cosa più importante di questo mondo, telefono, carica batteria, per il resto qualcosa me lo scordo sicuro. Il bello è che sono già in ritardo. Ecco, infatti mi stavo scordando le proteine. Io muoio perché ce l'ho tra 10 minuti il treno, però teoricamente dovrei fare in tempo. Che carino qui che stanno rifacendo anche tutta quanta la stazione. Beh, carino lì perché qui fa veramente cagare. Minchia, guarda qua sotto. Pare una parte dove tu entri e non sai se uscirai mai. Che poi mi fa morire perché giustamente il turismo quando ce l'hai qui in Puglia? Estate. Quando fai il lavoro alla stazione? D'estate. Con solo 40 minuti di ritardo, che l'abbiamo fatta ad arrivare a Basso San Salvo. Ma buongiornissimo, meravigliosa! Ma come stai? Da dietro? Meravigliosa, è da Rimini che non vedo questa macchina. Bene! Per citare qualcuno. Ma non bisogna accarezzare e abbracciare le macchine. Ma... Dottoressa, ma lei mi ha portato a Basso San Salvo. Fatto sta che a Basso San Salvo c'è solo una cosa di famosa: la gelateria. Andiamo a mangiare il gelato, pure io. Come si chiama la gelateria? Ai Tre Scalini. Ti piace il cono? La... È quella dei Two Foot Fit Lovers? Sì, sì. È proprio quella, amore mio. Ma di classissima. Allora, signor Fallucca, che gusti mi prende? Io le consiglio sicuro il pistacchio. Zoomalo, zoomalo il pistacchio. Io ho preso questo cono con la granella di cocco intorno. Non vorrei dire, ma quel pistacchioso là, cioè, non prendere quel basso, io lo prendo a casa direttamente. Guarda con che maestria. Una cazzo grande. No, se ci metto la panna arrivo più al terzo piano. No, non per dire. Grazie. Allora, un po' stretto, però molto lungo. È quello l'importante. È veramente porno. È pur sempre una cosa bianca sul naso. Ma direi che è veramente buono. A parte che è altissimo. Cioè, secondo me non rende dal video, ma è veramente alto sto coso. Ma è veramente buono. Pistacchio sa di pistacchio, peanut sa di peanut. Questo arachidi è buonissimo. Troppo cucciola Fede che come sfondo c'è la fotografia nostra di Rimini Wellness. Posso dire sta città piccola, però di un chill tremendo. Senti pure gli uccelli, li senti gli uccelli? Io sento gli uccelli e vedo i pesci. Comunque sto fatto che stai comodo e non c'è roba addosso è ottimo. Posso dire una cosa? Che vibes questo tavolino, raga. Questo tavolino qui, tavolino dove io e lei un anno fa abbiamo registrato il nostro primo unboxing Prozis. Io penso che la bellezza e la tranquillità di questi panorami non hanno un prezzo. Poi col rumore del mare. Poi ci vorrebbe il mio diario, così potrei fare un po' di journaling. Anche perché è bellissima, a quest'ora non c'è nessuno. Guardate, non c'è letteralmente nessuno in spiaggia. Ci sono solamente io. È una cosa fantastica. Quest'animo più introspettivo, più romantico, che va completamente a scontrare col mio essere disagiato e fare battute moleste e mi fa morire. Io mi chiedo perché? Perché devi avere una banana gonfiabile? Possiamo ricordare questa dove l'hai presa? A Rimini Wellness. Se non l'avete visto, raga, guardate il vlog dove io prendo una banana. Che ne sa così. Dottoressa, il menù della casa qual è? Zucchine. Beh, quello potevo immaginarlo. Che cosa mi ha detto prima di questa zucchina? Era troppo grande. Esatto. Quindi se facciamo a metà. Quindi se per te questo è grande, per me va benissimo comunque tutto questo tuo pensiero. Quindi che mangiamo? Zucchine, le uova, per il pollo e galette. Di classe, con olio sopra. Con olio sopra, sempre. Che in pratica è come il mio pranzo, in pratica. Ho mangiato albume e gallette. O anche l'albume se vuoi. No, basta, non già faccio più. Comunque, le cene scuole sono sempre tutte aesthetics. E se io andassi adesso... Prendo... No! Fermati! No, Antonio! Per capire che disabilità hai per cui devi rompere le uova. Questa frase l'hanno detto anche a me. Perché devi romperlo con le forchette? Cioè, che cazzo è un coltello? Non lo so. Non puoi romperlo in due come fanno tutte le persone normali. Fammi rompere le uova come piace a me, grazie.
Come cazzo lo tagli quel sugo? Allora, stavo capendo, cioè. Lo fanno tutti, solo tu non lo fai perché tu sei quel disagiato di merda. Tagliare tutto intorno l'uovo per mettere poi il tuorlo solo sulle ultime gallette. Serio? Sì. Quindi questo? Quello sono io quando ti vedo. Adesso mi è passata la voglia. Che dire, follettini e follettine. Ah no, quella scusa sei tu. Guarda che faccia che c'ha. Facciamo questa chiusura velocissimamente. Io sto morendo di sonno, non so se si vede. Se vi è piaciuto questo video, se vi stanno piacendo questi daily vlog comunque, fatemi sapere qualche cazzo di cosa. Oh, ma nessuno mi scrive mai un commento. Ma perché non mi metti con cazzo nessuno? Perché i miei vlog sono così completi che le persone non hanno niente da dire. Vero, perché non mi caga nessuno. Vabbè, se volete cagarmi e se volete supportarmi, mi piacciono questi daily vlog. Voglio YouTube funziona, like e commenti. Se non scriviamo un cazzo non funziona. Ma in realtà io vorrei sempre sapere che cazzo pensano le persone dei daily vlog. Io comunque li faccio, poi ogni tanto cambio, metto qualcosa di diverso. Però sono curioso di sapere se vi stanno a piacere. Ma tu piaci sempre, amore mio. Comunque, se vi è piaciuto questo video, mettete like, lasciateci un commento. Che devono scrivere in questo commento? Devono scrivere se vogliono altri video insieme. Scrivete dai saggio sui commenti. Dai saggio. Dai saggio scritto qua. Attivate la campanella. Sì, ma non è che mi attiva la campanella se non si iscrivono al canale prima. Vabbè, ma io di solito faccio il contrario. Attivo prima la campanella e poi non sai cazzo, non si può fare. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani. Perché domani faccio un altro daily vlog. Veramente mi vuoi così tanto bene? Starmi sempre così nel Ciao giovani. Ciao giovani. Sto aspettando che ci vedo. Oh, devo andare avanti io. Vai avanti. Ti piace stare dietro?